C'è il direttore sportivo Casciano. Buonasera, direttore. Buonasera a tutti. Ecco, con mister Cambrea stavamo commentando che forse è stata un'occasione persa, visto che c'è stata tanta superiorità numerica da parte della San Michel. Da parte vostra questo punto come viene accolto? L'abbiamo raccolto in maniera buona, ti posso dire, però voglio dire che loro erano in superiorità numerica e noi in 10, sembrava che eravamo noi in 12 e loro in 11. Voglio dire che abbiamo corso per 70 minuti facendo la differenza in tutto e per tutto. Quindi insomma una squadra evidentemente in salute. Sì, certo, una squadra in salute. Non abbiamo sfruttato le azioni che abbiamo creato senza tirando in porta, però voglio dire ci portiamo questo punto a casa che ci fa comodo. Un punto che vi fa salire a quota 43, in teoria... vi esponete domani alla possibilità che la Palmese possa superarvi, ma ancora insomma il campionato è molto in divenire. E allora le chiedo, in ottica playoff, perché insomma difficilmente forse si potrà rientrare in gara per il primo posto, un pareggio di questo tipo in queste condizioni quanta fiducia vi dà, posto che la Pro Pellaro è da settembre, insomma è il suo campionato che sta dimostrando il suo valore? Parecchia fiducia ci dà, sarà una partita come tutte le altre. Credo che la Povese andrà a Palmi a giocarsi la sua partita regolarmente, come già ha fatto sia con noi che con la San Michel. Voglio dire, e poi quando è lo scontro che andiamo a giocarci a Palmi, ci giochiamo il tutto per tutto per vedere questo benedetto secondo posto. Assolutamente. Direttore, le faccio un'ultima, anzi due domande che esulano dalla Pro Pellaro in sé per sé. La prima è se domani andrà a vedere questa sfida di vertice dell'Iesel d'Ore, e poi se state iniziando ad osservare le potenziali avversarie degli altri gironi per il playoff. Credo che andrò a vedermi la partita della dell'Iesel. Per quanto riguarda guardare gli altri gironi, ancora no, già la scorsa settimana me l'ha fatta questa domanda. E ci provo sempre fin quando non ho la risposta. Le ho detto io che è totalmente differente per come la vedo io, sotto i miei punti di vista, i gironi che ci sono dall'altro lato. Se noi guardiamo qua, noi che abbiamo tutti di punti, guardiamo là che sono prima e seconda in classifica, c'è totalmente tanta differenza. Assolutamente. Direttore, grazie. Buona serata. Salve, arrivederci. Grazie.